Oh, quest'oggi abbiamo un Lambrenedamus a petto nudo, tutto bello abbronzato, olioso, che ci parla da Ibiza di argomenti di cui lui non ne capisce una mazza. Ci fa propaganda da Ibiza. Ibiza, nota meta che ci fa anche quasi rima. Tra gli italiani medi, cosa fanno gli italiani medi? Proprio quelli quintessenza. Ti parlano di calcio, come fa il Lambrenedamus. Ti parlano di autovetture, motori, come fa il Lambrenedamus. E vanno ad Ibiza, come appunto fa spesso il Lambrenedamus. Volete andare a vedere David Guetta? 110 euro. Cremi. Tutto decontestualizzato, ragazzi. Questo vi fa vedere. Prezzi così alla cacchio più totale, senza contestualizzare. Fa tipo, è un po' un cotaletta, no? Da questo punto di vista. 32 euro, queste qui piccole, quasi 30, 30,99, 28. Sì, parliamo un po' di prezzi qua in Pisa, ragazzi. Parliamo un po' di 3 euro prezzi. le creme. Parliamo è un parolone, io direi facciamo propaganda sui prezzi ad Ibiza. Parlarne vuol dire un'altra cosa, caro Lambrenedamus. Allora, non è che sono aumentate quest'anno, anche l'anno scorso costavano così. Vedo, dipende da quello che voi volete fare. Wow, dipende da quello che voi volete fare, ragazzi, ma incredibile! L'avreste mai detto? Io, per esempio, che sono un servo della gleba. Eh sì, e infatti, su questo ha ragione. Vengo qui al mare e vado nella spiaggia, non mi prendo un'ombrella, non mi prendo Un'ombrella? Non mi prendo un'ombrella. la sdraio, e quindi è gratuita. Cioè, Proprio da taccagno. ripeto, il costo dipende solo ed esclusivamente, dipende da quello che voi volete. Cioè, ma ragazzi, ma che senso ha dire una cosa così scontata? Non ha senso. Perché? Perché dirci queste cose che sa anche un gattino appena nato? Sì, per quanto riguarda i prezzi, bisogna sapersi accontentare. Per esempio, anche i posti, che ne so, Cala Sant'Antonio, da Sant'Antonio qui. Esatto, che ne so, che ne sa lui? Lo dice il Lambrenedamus stesso, che ne so? Se lo dice lui. La zona di Sant'Antonio, Cala de Bou, non costa tanto. Cioè, questa zona qui, questa è una spiaggetta tranquilla. Non costa tanto. Villa, per esempio. Qua, per esempio, anche i prezzi degli ombrelloni mi pare sono 5 euro, non vorrei dire una cazzata. E 5 euro, 5 o 8 euro mi pare la strada. Raga, non mi ricordo il titolo di questo video. Mi sembra Ibiza spianata, una roba del genere. Titolo acchiappa visualizzazioni, giusto per fare traffico su YouTube. E per, certo, fare propaganda, ragazzi, a me non mi sembra tanto una cosa di cui andarne fieri. Adesso stavo sentendo uno, gli ha detto che costano 5 euro le ombrelloni, dipende dove andate. Oppure l'ombrellone ve lo potete anche comprare, come faccio io, 8 euro. Ma tornerà a petto nudo o ce lo dobbiamo sorbire con la maglietta nera? Mannaggia, aveva iniziato tanto bene a petto nudo, tutto bello abbronzato, olioso. Mannaggia. 8 euro andate lì, 8-9 euro lo comprate, vaffanculo. Qui Ibiza, per quanto riguarda i prezzi, devo dire che comunque su alcune cose, per esempio, è aumentato. Il cocco l'anno scorso lo pagavo. Incredibile, incredibile. Lambrenedà, non mi dire che le cose cambiano nel mondo. Strana sta cosa. Hai la metà. Cioè, un cocco qui lo paghi anche 10-15 euro. Cosa, diciamo, assurda di Ibiza,
è che poi mangiare con 25 euro, conoscendo posti, una bella grigliata. Ma anche in Italia lo puoi fare. Manna. Lui è proprio un italiano medio, ragazzi. Ha viaggiato, sì, però si sente che lo ha fatto sempre con i paraocchi. Perché questa, ho notato dalla mia recente visita in Spagna alle Canarie, ho notato che gli italiani, quelli medie, sto parlando, che sì, magari hanno viaggiato ma con i paraocchi, tendono a vedere la Spagna, per esempio, sempre come il vicino con l'erba più verde, soprattutto per quanto riguarda il discorso cibo. Infatti c'è questa credenza non fondata, stupida, secondo me, dove in Spagna il cibo mediamente costa meno che in Italia. E questa, secondo la mia esperienza, è una cavolata pazzesca. Chiaro, se tu confronti un ristorante stellato del centro di Milano con uno magari così locale di Ibiza, ma è chiaro che ti costa più quello di Milano. Però il ristorante stellato del centro di Milano, che avrà prezzi assurdi, va confrontato con il ristorante stellato al centro di Madrid, per esempio. Perché se vai in una città, in un qualsiasi posto dell'Italia, dove c'è magari un ristorante del posto, che dove cucina meravigliosa, e anche in Italia ci sono prezzi ottimi nei ristoranti. Qui a Perugia, voglio dire, ti compri una pezzo di pizza ottimo, un trancio di pizza con un euro. Non è tanto, anzi siamo ai livelli di Tenerife, della Spagna del Sud. Di Tenerife vi sto parlando di una pizzeria magari lì del posto, non una pizzeria instagrammata presente su TikTok, insomma una pizzeria di paese, come si dice da noi. Che cavolo sta dicendo? Però in alcuni posti ti chiedono 30 euro per un'insalata verde. Ma va. Madonna, che video inutile. Ti chiedono 40 euro per un cocktail di acqua e ghiaccio. Ma che senso ha fare questi video? Vabbè, nel caso dell'Ambrenedamus e del Cotaletta, molti video non hanno senso di esistere. Ma infatti io sti due, proprio pappa e ciccia, stessa cosa. Dipende. Alcune situazioni veramente sono folli e anche troppo esagerate, secondo me. Però per esempio il taxi dall'aeroporto a Sant'Antonio, 35 euro. È appena stata una mia amica dall'aeroporto di Lisbona ad Estoril, più o meno la distanza uguale, più o meno, ha pagato 90 euro. Magari lì ha preso anche il taxi sbagliato. Ragazzi, sono allibito. Parlare del nulla. Sti due sono proprio esperti nel parlare del nulla, giusto per fare 4 visualizzazioni. Ma guarda, abbiamo sforato gli 8 minuti abbondantemente. No comment, al prossimo episodio. Ciao ragazzi.